C'era una volta. No, questa non è una fiaba rassicurante, confortante, però ho sempre sognato di raccontare la mia storia iniziando nel più classico dei modi. Che ci volete fare? Ho un animo poetico e poi, a ben vedere, è la mia storia e quindi la racconto come piace a me. Questo è Daniel, davanti alla villa di Yuri. Gli è stato dato un appuntamento e guai a mancare ad un certo tipo di appuntamenti. Ditemi, siete dei buoni osservatori? Starà cattando dal fondo del suo cuore un po' di coraggio tra le farfalle. Daniel, è qui. Ah, dimenticavo, un'ultima cosa. Se ci tenete a non farvi male, quando Yuri parla, voi dovete solo ascoltare. È semplice. Daniel, finalmente ti aspettavo. Ce n'hai messo di tempo per entrare. E sì che la strada la conosci. Non dirmi che ti faccio paura. Dai, vieni qui, finiamo la partita. Ti concedo questo grande onore. Daniel, Daniel, Daniel. Lo sai, vero, perché sei qui? Perché non fare quella faccia. Lo sai. E io so che lo sai. Le voci, Daniel, nel nostro giro corrono. Decine e decine di bocche luride, schifose. Ma in grado di parlare, di bisbigliare, di sussurrare. E io non sono un dentista. E non me ne frega un cazzo se quelle bocche sono mezze marce. Mi interessa piuttosto quello che dicono. Verità, bugie. E io odio le bugie, Daniel. Quindi ecco la verità. So tutto di ieri sera. Dei soldi. Dei miei soldi. Li rivoglio. Ti direi subito. Perché non mi piace chi prova a fregarmi. Ma solo perché sei tu. Voglio fare un'eccezione. Solo perché ci conosciamo da una vita. Ti do 72 ore. 3 giorni. Daniel, hai 3 giorni per riportarmeli. Altrimenti. Cacco matto. Ehi, dov'è Yuri? Non c'è. Questi sono i soldi che devi dare ad Anderson. Mi raccomando, non fare una delle tue cazzate. Niente poker, niente bar. Hai capito? Sì, ho capito. Lo sai, vero, come la prenderà Yuri se fa un'altra cazzata? Ora vai. Non ricordo bene, aiutatemi. Il proverbio recita fortunato al gioco, sfortunato in amore, o al contrario, sfortunato al gioco, fortunato in amore? Fa lo stesso, è solo un'altra insopportabile massima popolare.
perché ci sono le eccezioni, ovviamente. Daniel disubbidì a Yuri. Al posto di andare direttamente da Anderson, come gli era stato ordinato, decise di sfidare la dea bendata a un tavolo da poker. Dopotutto, come poteva lasciarsi sfuggire una simile occasione? Ma quella sera, Daniel ignorò una sacrosanta verità. Lui, a carte, fa davvero pena. Ce l'avete con me? Eh? Vi siete messi d'accordo? Eh? Mi avete rovinato! Yuri, abbiamo un problema. Daniel ha perso tutti i tuoi soldi. Io le odio le frasi fatte. Chi dice che la perfezione non è di questo mondo? Beh, mente. È rara, ecco tutto. Ogni tanto si vivono dei luminosi momenti di pura e perfetta felicità. A noi. Sono destinati a svanire presto, ma la cosa importante è che intanto la nostra anima li ha assaporati. Un tempo, Daniel e Yuri erano più che amici, dei fratelli. Ma Yuri era ambizioso, voleva di più, sempre di più. Non gli bastava quello che già aveva, voleva salire di livello. E in certi giri non è difficile salire di livello. Basta non avere scrupoli e seppellire i sentimenti. Daniel, invece, i sentimenti li ha protetti, custoditi. Amanda. No! Amanda. No, non avere paura. Almeno non ora. Scommetto che non sai chi sono. Eh? Cosa? Chi? Daniel? Daniel è sempre stato molto bravo a tenere nascosta la sua vita segreta. Io sono Yuri, un amico di Daniel. Un vecchio amico di Daniel. E come ti ho detto, è un piacere conoscerti.
Sì? Daniel, ti ricordi cosa ti ho detto, vero? Beh, il tempo è quasi scaduto. Sì, so che non stai facendo cazzate, vero? Ma voglio darti una motivazione. Ho qui Amanda. Ti conviene trovare i miei soldi. Vi faccio una domanda. Voi credete nel destino? Io no, non ci credo affatto. Nel brusio mai stonato dell'universo esistono solo il caos e il caso. Oltre alle eccezioni, ve l'ho detto. Il destino ce lo creiamo da soli, perché siamo delle microscopiche divinità. No, no! Stai zitto! Stai zitto! Per i soldi! Stai zitto! Stai zitto! Lasciatelo! Ecco i soldi. E bravo Daniel, ma non crederai che finisca così. Ma dove cazzo è Yuri? Muoviti. Muoviti. Muoviti, dobbiamo andare. Questo è per avermi tenuto nascosto tutto. Questi invece li prendo io.